Buongiorno, 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 buongiorno. Feeling good. I got you. C'è qualcuno? C'è qualcuno? Oh, oh, oh. La Robby, Robby. Sto ancora sbadigliando. Sto ancora sbadigliai. Ciao. Buongiorno. Ciao. Come stai? Bene, tu? Che succede? Che succede? Boh, comincio un po' ad accusare. Confesso. Beh, ma ragazzi, è normale. Oh. Comincio un po' ad accusare. È normale, anche perché più che altro non si vede la fine del tunnel. Brava, io devi sapere, ho un carattere un po' così, no? Mi piace pianificare, sapere quello che devo fare, guardo avanti, no? E questa incertezza totale di non sapere. Io sono nato per programmare. Quando lo potrò fare? Se potrò ricominciare a lavorare? Quando potrò ricominciare a lavorare? So, mi, un po' adesso mi... All'inizio, ok, va bene, stiamo a casa, non lavoriamo, la prendiamo come un'opportunità, ci riposiamo, facciamo cose che non abbiamo mai il tempo di fare. Adesso mi sono un po'... scassata. Adesso la, così, un po' la patisco questa quarantena forzata. Tu? Tu sei sempre bella, sorridente, allegra, beata te. Ma guarda, ieri ho fatto questa diretta con Edoardo prima di fare la meditazione, no? E sai, lui in questo momento è molto solare, lì nelle sue meditazioni. Quindi abbiamo aperto la diretta, mi fa, come stai? E io gli ho risposto... bene, da Dio, cioè nel senso mi vergogno a dirlo, perché mi vergogno a dirlo, perché no, non c'è. Però sto proprio bene, cioè non lo so, forse ho la fortuna di riuscire a prendere tutto ciò che di buono sta dando questo periodo, nel senso che male. Non sei l'unica comunque, io sento persone che si stanno godendo tra virgolette questo periodo, per carità, è sempre da prendere con le pinze, perché c'è preoccupazione, il pensiero per gli altri, ok, ma io ho perso anche mia zia 2 settimane fa, certo, 48 ore, quindi ho avuto anche un lutto mio personale, non è che è così, però adesso io comincio un pochino ad accusare. Confesso. magari un momento e poi torni su. Ma qua Quando finirà? No, allora, il tornare su non dipende da quando si esce da questo momento qua. Il tornare su dipende dagli stimoli. Barbara, alza il telefono. E che devo alzare il telefono? No, perché sei un pochino tagliata, hai la fronte un pochino tagliata. Ah, così? Un po' di più? Cioè, così? Così. Ecco, okay. Così ti vediamo tutta. Dipende da te, nel senso, dipende dagli stimoli che trovi tu in questo momento... per sfruttare quello che questo momento ti dà. Questo momento qua ti dà tanta libertà, perché ti toglie una libertà, la libertà di uscita, però ti dà... Da tanto tempo. Di tempo, esatto. Ti dà tanto tempo libero. Quindi, non lo so, quello che mi viene da dirti a me è... intanto andare a guardare se nel tuo cassetto c'hai dei sogni che hai lasciato dentro questo cassetto perché non avevi tempo di provare a realizzarli. Quindi dei corsi, delle cose che ti piacciono. Io, per esempio, in questo momento qua sto leggendo ricette, sto cercando di fare cose... Però sempre online, tutto online, senza un contatto fisico, senza un... Ecco, questo mi pesa. Io sono un animale abbastanza sociale. Quindi sì, ok, faccio il corso, ma lo devo fare online. Lo so, però ti faccio un esempio. Anch'io sono una molto di carne, no? E io una sera sì, una sera no... organizzo questi dopo cena col mio gruppo di amici intimi. Sai che è stato pazzesco, perché un paio di giorni fa ho visto di sfuggita una di queste persone andando a fare la spesa, perché viviamo vicine, quindi ci siamo incontrate al supermercato. Ovviamente siamo rimaste con le mascherine, a distanza di sicurezza, però sai che ho avuto una sensazione particolarissima. Aspetta che, scusami,
Simone, ti ringrazio, però non riusciamo a far entrare in diretta una terza persona, se no ti faremo entrare volentieri con la chitarra. Purtroppo in diretta si può entrare solo in due. E la mia sensazione particolarissima è stata che l'ho vista questa mia amica, no? E a un certo punto ho detto, cavoli, come vorrei abbracciarla, no? Poi a un certo punto invece è subentrata un'altra voce dentro di me che mi ha detto. Ma dai, ma l'hai vista ieri sera? Cioè, questa cosa di questi dopo cena che io faccio una sera sì e una sera no, una sera sì e una sera no, da 40 giorni, hanno creato un'intimità con queste persone, che erano già delle mie amiche, poi dei miei amici, amiche, poi sono entrate anche delle persone nuove, per carità, ma si è creata un'intimità, Roby, ci siamo detti, raccontati delle cose durante questi dopo cena a turni, no? Una volta parlava uno, una volta parlava l'altro, e quello che ti racconta che si è fatto vivo l'ex fidanzato, quello che si racconta che sta risentendo una persona che non sentiva da tanto, un'amica che non sentiva. Ci diciamo delle cose che probabilmente in una situazione normale ci saremmo detti forse in un anno, per questione di tempo, per questione di disposizione anche, No, perché sa. certo, questo è vero, anche io col mio gruppo di amiche tutte le sere alle 7 ci vediamo su House Party, chiacchieravamo e commentavamo proprio, dice, non ci siamo mai sentite e parlate così tanto, perché poi durante la vita normale siamo sempre ognuno presa dalla famiglia, lavoro, chi viaggia, chi si muove, chi di qua, chi va di qua, chi va di là, quindi non ci siamo mai viste così tanto. Questo sì, questo è vero, però ecco, adesso comincio ad aver bisogno del contatto. Anch'io ieri ho incontrato, sono uscita per andare a fare la spesa, ho incontrato una carissima amica e da lontano ci siamo parlate, abbiamo fatto un pezzettino di strada insieme perché andavamo nella stessa direzione. Abbiamo detto sì, un briciolo di normalità, ma un briciolo perché con la mascherina così, da lontano. Allora, io quello che sostengo sinceramente è che la cosa è gestita veramente male, perché ti faccio un esempio, no? Allora, noi andiamo a fare la spesa una volta a settimana, io vado indicativamente, poi magari se mi dimentico qualcosa c'ho un piccolo negozio di alimentari sotto casa, tipo oggi scendo a comprare la pasta d'acciughe perché ho le puntarelle e mi sono accorta che ho finito la pasta d'acciughe, quindi o butto le puntarelle o scendo a comprare la pasta d'acciughe, però c'ho proprio un posto piccolo piccolo sotto casa dove non c'è mai nessuno, vado lì e compro le cose lì. Ma quello che non capisco io è che senso ha farci fare delle code di un'ora, io non faccio mai perché vado in un posto dove non c'è la coda, non vado certamente in quelli più famosi dove c'è la coda, preferisco Sì, no, neanche spendere io. 2 euro in più e andare al negozio al dettaglio, comprare la frutta di qua, la carne di là, perché sennò divento scema, non mi va. Assolutamente. Però che senso ha a livello di salute, a livello di pericolosità, a livello farci fare le code di un'ora in questi posti qui, dove poi comunque quando entri nel reparto frutta e verdura di un supermercato, dimmi chi è che mantiene la distanza di sicurezza. Io sto lì alla bilancia che sto pesando una cosa, c'ho quello dietro che mi tocca, come dire, ti muovi. Una volta mi sono girato e ho detto, se mi tocchi un'altra volta ti tiro una centra, perché c'è la distanza di sicurezza, le mascherine, i guanti, e poi mi vieni lì con la borsa, la mano a spingermi, cioè non ha senso. Però scusami, se tu sei in quarantena da 40 giorni, ok? Ormai siamo a 41, 42 giorni, Ah, e io io sono ho in smesso di quarantena. contare. Stanotte siamo stati in chat, Roby, dalle 9 di sera, che è l'orario in cui inizio, alle 3 del mattino. C'erano persone nuove che sono entrate, che l'altro giorno mi hanno detto, ah, ma io entro, però io mica sto fino alle 2 di notte, perché noi spesso stiamo fino alle 2. Invece poi Stanotte fino dopo. alle 3. Ma sai proprio, tipo, non so, raccontami. Si parte una domanda a testa, raccontatemi tutti il vostro viaggio più bello, e quindi partono dei racconti pazzeschi. Raccontatemi tutti il vostro primo bacio, raccontatemi tutti, e vengono fuori delle storie fantastiche. Comunque, tornando al discorso che ti facevo prima, cioè se io sono dentro casa in sicurezza, a parte la spesa una volta a settimana, che Stefano, ragazzi, lo la so che la spesa. centra ti piace, scrive, la centra mi piace, che tiri la centra quello che ti tocca È per certo, è caso. certo. Anche lui Perché tira ogni la tanto io centra. sono buona e carina, ma la c'entra ogni tanto ci sta. Poi non la darei mai, è una cosa che dico ovviamente, ma che non la farei Sì, mai. però. Però che senso c'ha adesso non permettere l'assemblamento tra individui? Allora io capisco non la festa, io devo fare la festa dei 50 anni l'8 marzo, ho dovuto sospenderla, la farò per il 51 forse. Però che io possa venire a casa tua, Roby, e ci mangiamo una cosa io e te, in distanza di sicurezza, eccetera, eccetera, dove al massimo mettiamo in pericolo tu me e io te, perché io potrei essere asintomatica, certo, Ma e il tu problema è potresti. che loro dicono che non mettiamo in pericolo solo noi stessi. Poi dopo tu esci e puoi portare Sì, però fuori. Roberta, scusami, Lo ma so. quando vai a fare la spesa?
Ah, no, no, certo. Sì. Cioè, dimmi che rischio c'è in più tra il far la spesa e il venire io a casa tua. Sicuramente siamo più sicure io e te per come ci muoviamo, che non No, a far la spesa, quello sì. dove c'è gente che ancora non ha capito che la bilancia, quella di metallo, è il più grosso conduttore che ci sia. Gente che la vedi che toglie i guanti perché non riescono a digitare i numerini con i guanti, allora tolgono i guanti, digitano i numerini, poi vedi quello dopo che va a digitare i numerini senza guanti perché anche lui non riesce. Ciao. Cioè, bella che fatta, capisci? E il problema è che ieri parlavo con questo mio amico che deve andare a trovare, vuole andare a trovare le figlie in Svizzera e l'unico modo è fare questo test a pagamento. C'è un posto a Milano, ce ne sono diversi, dove tu vai, ti Sì, pungono la fai il mano. test sierologico. Ma costa 68 euro, Roby. Cioè, dovrebbe essere gratuito dallo Stato. Vabbè, ma qua si apre un Cioè, capisci che la stanno gestendo? La Guarda, l'unico problema distribuzione delle che mascherine anche è c'è. una. Ciao, Villa. Ciao Pollo, è uno scherzo, dai. Se usi una Anche mascherina è uno scherzo. ieri tutti i telegiornali che parlavano della distribuzione gratuita delle mascherine nelle 3 per edicole. nucleo familiare. Sì, ma ho capito, ma è Quattro, anche normale tre, che perché ci alla fine fai? no, ne usi una volta sola. Che Sono le sono usa e monouso. getta. Io l'altro giorno ho visto una Appunto, persona tre che per ne nucleo familiare. Che, aveva come una di quelle usa e getta, c'aveva i peletti sopra, vuol dire che non l'ha mai lavata. Dai, sai quando il cotone ti si sfalda così? Io ho comprato quelle d'altronde, di se non si neoprene può, lavabili. uno dice che faccio? Meglio di niente. Ho capito, ma metterla e non lavarla, Roby, è ancora Lo peggio, eh. so, lo so. Cioè, non la mettere, mettiti una sciarpa allora, perché è meglio così che mettere la mascherina e non lavarla, perché diventa ancora più conduttore, capito? Ma poi c'è ancora un'ignoranza tale, comunicano male le cose. Queste FP3, quelle col respiratore davanti, no? Quelle col buco davanti. L'hanno detto un paio di volte. Io non guardo più i telegiornali, quindi non so dirti se lo ripetono, Ma non vanno messe dai civili, perché sono ancora più pericolose. L'altro giorno la mia amica ha avuto un attacco di panico perché non riusciva a respirare e gli ho detto: ma cacchio, non puoi andare con quella mascherina lì. Quella mascherina lì non è per i civili. No, ma Non hanno riesce a fatto, invece respirare. ci sono state un po' di spiegazioni, anzi addirittura c'è stato qualcuno che ha detto che la mascherina, quella chirurgica, che è quella che dobbiamo portare tutti noi, è quella tra virgolette altruista perché protegge gli altri, mentre Certo. invece quelle con i filtri sono quelle egoiste, non parliamo dei sanitari, delle No, persone no, no, che lavorano, capito, parliamo dei capito. civili, quelli che vanno in giro, perché quelle invece proteggono te stesse ma diffondono eventualmente perché dalla valvola esce. Quello che ti ho detto adesso, cioè non dovrebbero usarli i civili. E quindi, però, uno fa quello che può, cara Barbara. Se uno non ce l'ha, c'ha solo quella. Vedi, Non è queste sono quello il quelle. problema, perché Sono dovrebbero quelle che mi ha dato esserci. ieri la farmacia. Sono tre. Eccole qua. 1, 2, 3. Basta. Ma le puoi usare una volta sola, poi le devi buttare. Io non l'ho ancora usata oggi. Non sono uscita, non uscirò. Ce l'ho ancora qua. Qua. Guarda, io alla fine, guarda cosa ho comprato, me le sono pagate, non me ne frega niente, però, cioè, non ti faccio vedere. Almeno queste le lavi, io preferisco le lavabili. Come si Cioè, lavano? Si lavano in in lavatrice? 40 gradi. Ok. Vedi, questa qui, qua sopra, si alza sul naso. Aspetta che te la faccio vedere bene. A me queste piacciono molto, guarda. Vedi qui, alzi e la metti sul naso. E qua sotto sul mento. Ah, perfetto. Dopo mi mandi un link Questa qui in privato. la lavi in lavatrice a 40 gradi tutte le volte che la usi e ogni mascherina è garantita per 10 lavaggi. Io ho comprato un pacchetto da 10, sono 100 uscite, cacchio. Ed è neoprene. Se tu fai la prova, la fare la prova quando a parte che vabbè, questa ne hanno parlato al telegiornale, non so se l'hai visto, Cesare Citterio, un mio amico che lui fa abbigliamento, fa scarpe d'argilla, ha convertito il tutto e si è messo a fare mascherine. E dove Ne ha si parlato compra? Ci chiedono dove si compra. Si compra online? online. Adesso si vede anche all'incontrario, È guarda. Warp WARP Mask. Warp mask. Ma allora io le ho pagate, non sto facendo pubblicità, cioè No, le ho è un mio ma amico, ma le ho pagate. Costano 60 euro 10, quindi sono 6 euro l'una, però sono di neoprene. Vabbè, sono state testate, l'hanno detto anche il telegiornale, ma lo vedi perché se tu ci butti dell'acqua sopra, l'acqua non passa. E siccome non deve passare la certo. particella di umido, tu la prova. Quando volete fare la prova, capire se la vostra mascherina regge o no, gli mettete dell'acqua sopra. Se l'acqua va sotto, vuol dire che non va bene.
Queste qui, tra l'altro, adesso le fanno anche estive di tutti i colori, le fanno azzurre, rosse. No, non serve nessun filtro, Zaira, non serve nessun filtro. Son già a posto così. E io preferisco queste qua lavabili, a me quelle usa e getta, le devi usare e poi le devi buttare. Lo so che le fanno tutti, Paola, il problema è che molte non sono omologate. Ti faccio vedere una roba, guarda che fighe queste. Guarda, guarda che belle queste. Queste ho scelto io, il tessuto e il patch. Questo Questo è però Anti non è una Monday. maschera, non è una Esatto, maschera. esatto, esatto. E queste qui invece sono quelle patatine fritte per mio figlio. Vedi come sono fatte? Queste le fa una mia amica a mano. Queste certo che non sono filtranti, però le uso per metterle sopra quelle mascherine, quelle usa e getta, sai, quelle proprio i pacchettini tipo fazzoletti di carta? Qua Allora come usa e getta preferisco quelle. dicevano di usare i salvaslip come filtro, ma È forse vero, perché è verissimo. fa passare È il liquido. verissimo, è verissimo. Ma infatti qua dentro l'ideale, invece di mettere quelle con le orecchie, in queste qua di stoffa un po' più carine, perché alla fine ragazzi, se dobbiamo girare 2 mesi con queste mascherine, io voglio caruccia. Dentro ci metti il salvaslip, assolutamente. Quante ne ho, Paola? No, queste due me le ha fatte questa mia amica per me e Daniele, che ci siamo scelti i tessuti, ma sono Sì. copri mascherine queste, attenzione. No, io uso queste qua in neoprene. Che adesso stanno facendo la versione estiva perché il neoprene incomincia a far caldo Ah, tra un po'. calor, che No, però è calor. finissima, è super fine, non è una roba. Comunque, tornando al discorso di prima, Roby, è umano avere dei momenti di down. È assolutamente umano, umano. A me ti dico, questa cosa che io non ce l'ho ancora avuto, un po' mi Ti spaventa. preoccupa. No, diciamo che io faccio un po' su e giù, su e giù, su e giù, dai. Io, guarda, ho avuto un attimo di nostalgia. Allora, non sto male, ho nostalgia di alcune cose. Proprio stamattina, prima di collegarmi con te, stavo mandando ad un amico dei video della Puglia. Stavo cercando dei video della casa, perché si parlava di case, eccetera. Allora, stavo cercando dei video della mia masseria che ho in Puglia. E mentre cercavo i video della masseria che ho in Puglia, ho trovato dei video del mare. Manca, manca. Anche se Ecco, non è guarda, la stagione, ma è l'idea di non è la pensare stagione, non esiste una stagione per il mare per di me. Io al poter mare ci vado campare, di sempre. poter fare. Boh, è questo un po' che No, mi a me non interessa il mare, la spiaggia, a me interessa proprio io sono nata a l'aria. Venezia, l'acqua. Io il 5 di marzo, quando sono andata a Venezia l'ultimo weekend, perché dovevo per forza, c'era già un minimo di lockdown, ma io dovevo andare per forza per mia madre, perché devo fare una firma per lei e dovevo per forza andare. Io mi ricordo come se fosse ieri, quella mattina lì, quel pomeriggio lì, io sono arrivata in treno a Venezia con Daniele. Abbiamo preso la prima classe apposta per non trovare gente. Infatti eravamo in una carrozza, eravamo in quattro. Io sono arrivata a casa, ho mollato la valigia, ho mollato mio figlio e mia mamma. Vabbè, a 12 anni non ha bisogno di essere mollato, però insomma l'ho lasciato a casa. Ho messo da tutta la ginnastica, le scarpe da ginnastica, sono partita dall'accademia dove abito io. Sono andata fino alla punta di Sant'Elena, in fondo dove c'è lo stadio, perché l'ultimo punto dove puoi andare a piedi prima di andare al Lido. Ho preso il vaporetto lì a Sant'Elena, quindi mi sono fatta tipo 5 km a piedi. Ho preso il vaporetto, sono andata al Lido, ho camminato, ho fatto il gran viale, sono andata in spiaggia, ho tolto le scarpe da ginnastica. Ho tirato su i pantaloni della tuta, ho messo i piedi in acqua e te lo giuro, Roby, ho pianto di gioia. Che meraviglia, eh sì. Ma penso che Spiaggia da questi sola. sentimenti forti li proveremo, sicuramente li proveremo, perché Questo mi manca. ci hanno privato, cioè ci siamo dovuti privare per forza di alcune cose che ognuno poi ha le sue, che sono fondamentali, e quando le potremo ritrovare sicuramente vivremo delle emozioni forti, no? A me in questo momento più che le persone, ti dico la verità, perché le persone che amo le sento, anzi le sento più di prima, faccio le videochiamate. Ieri ho pranzato con Tiberio, ieri, perché mi ha chiamato, io stavo per fare da mangiare, allora ho detto dai fammi compagnia, ho messo il telefonino qua in cucina, ma mi ha aiutato, cioè mi ha fatto compagnia che stavo finendo di preparare le lasagne light, anzi scusami, le melanzane alla parmigiana light, Sì, ho non visto uno fritte. stimolo, cioè impossibile. Cioè, la No, tu non hai idea parmigiana. Tu non hai idea della bontà delle melanzane alla parmigiana light. Ah, oh, porca miseria. L'ho viste nelle tue E ho stories. pranzato, con lui, ho messo il telefonino lì. Quindi a me non mancano in questo momento le persone, vi dico la verità. Non mi a me in questo momento quello che mi manca di più è la natura proprio.
Mi manca camminare in mezzo al verde, mi manca il mare, mi manca l'acqua. E sono fortunata perché c'ho un terrazzo. Io la mattina o la sera, quando vado su, che c'è silenzio, proprio non senti niente, sento gli uccellini. Quindi questo per me è un dono pazzesco, essere a Milano e poter sentire questo. Però mi manca la natura in questo momento. Però senti, ascolta un attimo, non siamo qua a intristirci. No, Ascoltami. anzi, 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 volevo sapere se avevi trovato il fidanzato. Allora, fidanzato mi sembra una parola grossa. Diciamo che in questo momento c'è una persona che mi fa stare bene. Ah, bene. Punto. Punto. Non si può dire altro? No. Si Niente. potrebbe, ma non mi va a me. Eh? No, certo. Così, era per... Così, per Era per parlare sognare. d'altro, perché ti devi fare i cacchi miei. Mi piace un sacco che tu diventi rossa, fa Volevo diventare rossa dirlo. tanto la caramella, veramente. È tosta. Ma si nasconde. Vieni fuori, fatti vedere. Dai, per Viva favore. l'amore, vedi cosa dicono? Viva l'amore, sì, Adesso, viva ragazzi, l'amore. non parliamo di amore, non esageriamo. Ho detto che c'è una persona che mi fa stare bene, punto, basta. Ma sì, è per Possiamo forza. parlare? Non dovevamo fare le ricette con gli ingredienti avanzati del giorno dopo, per È per favore? Della Pasqua? A cazzeggiare, sì, che vuoi fare? me non mi è avanzato niente. No, in verità ti devo dire, anche io non ho dei grossi avanzi ultimamente. Prima di tutto Abbiamo comprato perché... un uovo di cioccolato e me lo sono mangiato tutto io, come al Lo sai solito. che io invece l'uovo di cioccolato è ancora lì? L'ho aperto, la sorpresa era orrenda, come al solito. Guarda cosa ho trovato io. Guarda che c'è. Cioè, ha comprato solamente mio marito un uovo da parte della nonna per Daniele e ha comprato un uovo di una marca famosa, non quelli stupidi, sai, le squadre di calcio. Ha comprato un uovo buono, ha dato la preferenza alla qualità del cioccolato, perché tanto sa che me la mangio io. Guarda cosa c'era dentro. Ma bellino, molto carino, col quadrifoglio che porta bene, molto carino. No, nel mio c'era un portachiavi orrendo. Il portachiavi proprio il classico, perché è unisex e quindi, ma tremendo. E non so come mai l'uovo è ancora lì, anche un po' di colomba è ancora lì da Io domenica. la colomba proprio neanche l'ho vista quest'anno. Io la colomba di solito la prendo in Puglia. Perché c'è questa pasticceria vicino a casa mia, a Casalini, in questo paesino dove fanno la colomba loro, che è una roba da mettersi le mani nei Perché capelli. di solito a Pasqua vai lì. Eh sì, io dovevo essere lì, avevo già il treno prenotato, eh. Mi è arrivata una mail da Trenitalia dicendo il treno è stato cancellato proprio. Ieri ho rimesso i jeans, dopo che ho visto la tua storia, che dicevi ho rimesso i jeans, sono andato via. Ieri ho rinfilato anch'io un paio di jeans. Yes. Avevo perso 3 kg, mo ne ho ripreso uno con No, Pasqua. no, io perdere no, ho mantenuto, i jeans mi vanno perfetti, quindi va bene così. E non ci Ma io sono tanti avanzi, perché ero questa talmente cosa che ingrassata che faccio il testo. non si fa la spesa così spesso come, no? Vabbè, però Come scusami, visto che a te è avanzato l'uovo, ok? E che magari c'è qualcun altro come te a cui è avanzato si... l'uovo. Ah, avevamo detto che vi dovevo dare la ricetta della mia mousse al cioccolato fatta con le uova di cioccolata. Hai ragione, Io aspetta non ho che... l'Alzheimer, tu sì, io non ho l'Alzheimer, me la ricordavo, quindi. Io sì. Allora, fammi vedere un attimo, perché qui non mi ricordo bene le dosi, che non la faccio da un sacco di tempo, ma è pazzesca, è velocissima. Vediamo se ce l'ho qua. Che poi comunque, a detta tutta, cioè se non vi è avanzato un uovo, alla prossima spesa lo comprate, perché adesso le uova di Pasqua sono in offerta. O se trovate ancora una di queste associazioni che le vende per beneficenza, che magari gli sono avanzate delle uova, andate su Google, scrivete il nome della vostra città o del paese dove vivete, scrivete uova, beneficenza, Sai che non magari la viene trovo? fuori. Se mi dai un minuto la vado a prendere di là, che ho il mio faldone con tutte le cose. Intanto tu parla e io Vai, vai, io guardo vado. il mio faldone, vediamo se c'è qualche ricetta di bignè al bounty. No, avevo aperto una pagina a caso, sono venuti fuori i bignè al bounty. Avete presente i Bounty, quelli al cocco? Mi è venuta voglia. Prendere 6 piccoli bignè e 2 Bounty. Far scaldare in un pentolino una noce di burro, 10 grammi di farina e i Bounty sbriciolati. Mescolare e allungare con un po' di panna. Farcire i bignè e mettere in forno a 180 gradi per 2 minuti. Vabbè, i Bounty in cassa al supermercato si trovano sempre. Buona questa. Questo è il mio libro delle ricette. No, dovete sapere, adesso vi racconto questa cosa buffa. Barbara Eccomi. Boucher, ma adesso ti racconto una cosa che forse tu non sai. È presente Barbara Boucher?
Sì, certo. Allora, Barbara Boucher e Gigi Borghese, che era suo marito, che adesso non c'è più, si sono conosciuti tramite mia mamma. Ah, Gigi era molto amico. lo sai che Gigi Borghese era in classe con mio padre? Non ci Faceva credo. a Napoli, sai che lui è napoletano. Sì, certo che lo Facevano la so. stessa scuola. Ma dai. Sì? E Gigi era molto amico di mia mamma e Barbara era molto amica di mia mamma e quindi, vabbè, anche se mi taglia la testa, a me non si vedono le corna. E L'ho trovata, mi sono cioccolato, adesso vedete che ti finisco di raccontare questa storia perché è buffa. Quindi mia mamma ha presentato, io vivevo a Roma, i primi anni della mia vita, io vivevo a Roma e allora un giorno ho le foto ancora, mamma invita Gigi e Barbara a pranzo a casa, siamo in giardino, si conoscono, si fidanzano, si mettono assieme e fanno il primo figlio. Che si Alessandro. chiama Alessandro Borghese, ok? Io facevo la babysitter Ale. No, vabbè. Eh sì, io facevo le vacanze, facciamo le vacanze assieme e io facevo la babysitter Ale perché ai tempi questi 5 anni, 6 anni che ci differenziano facevano tanto perché lui aveva 8 anni e io ne avevo 13, capito? E quindi io facevo la babysitter, quindi siamo sempre rimasti abbastanza in contatto. Quando poi Ale è diventato famoso, a un certo punto ha fatto questa trasmissione che si chiamava A casa di Ale. Che io registravo perché era fighissima, perché in ogni trasmissione dava 2 o 3 ricette. Io mi ricordo che poi le rivedevo, me le ero registrate tutte su Sky Go, sai quando si tira. E quindi le rivedevo e ogni tanto lo chiamavo, gli mandavo i messaggini, dicevo: Ale, porco demonio, cosa vuol dire quanto basta? Io una roba che non sopporto degli chef Vabbè, è ma di quando. alcune cose come fai a dire? Del sale puoi dire la grammatura, del pepe puoi dire la grammatura, sono delle cose che a occhio uno poi assaggia, Ma sente. voi chef ce Ma l'avete chi è? l'occhio? Mica sono Noi chef. casalinghe, noi Io casalinghe, sono no? casalinga, non sono chef, che mi Vabbè, chiamo sei più chef, chef. sei più chef di me. Vabbè, però non lo stesso, chef o non chef, casalingo o non casalinga, certe cose non si Io gli dicono. scrivo, dice, Ale, cosa vuol dire quanto basta? Quanto Ciao basta? Lorello, Lorello? Non Tu saluto Lorello. sono il Allora, ti Salerno. voglio dare la ricetta della Vai. mousse al cioccolato da fare con La gli avanzi voglio. delle uova. Me Allora, lo compro un condensi altro al poi. latte come Ma volete. scusa, posso usare anche questa? Aspetta. Sì, certo, cioè, andrebbe fatta con quella, però io l'ho fatto con... Mi hai dato un'idea, oggi la faccio. Allora, 8 uova, tante. Sti cacchi, così. Vabbè, per forza, però ne viene una bella ciotolona grande, se no dimezzate le dosi, ti posso dare anche mezza dose. Vuoi mezza dose? Ti No, spaventa no, così? no, 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 dose intera, c'è bisogno di endorfine, vai, spara di cioccolato qua. 8 cucchiai di zucchero, 3 o 4 cucchiai di panna, di crema di latte, 400 grammi di cioccolato fondente che fai sciogliere in un goccio di latte. Quindi sciogli la cioccolata a bagnomaria con un po' di latte oppure nel microonde. Io non l'ho mai fatta al microonde, ma mi dicono che venga benissimo. E la fai raffreddare. Lavori i tuorli con lo zucchero, a parte monti le chiare a neve. Vuoi sapere qual è il segreto perché venga bene? Secondo te no? E devi versare i rossi con lo zucchero dentro la cioccolata, non il contrario. Hai capito? Chi te l'ha detto sto trucchetto qua, mo? È la persona che mi ha dato questa ricetta tantissimo tempo fa, si è raccomandata, tant'è che io l'ho scritto e l'ho anche sottolineato. Quindi i rossi dentro la cioccolata, poi si mescola, poi i bianchi piano piano si incorporano. E la panna, 3 o 4 cucchiai di panna Ma montata. la panna, scusa, la panna fresca, quella. Sì, però montata. Sì, no, ho capito, però la panna fresca. Eh sì, Perché sai che certo. vendono anche adesso questa, come si chiama? Oplà, che è quella che trovi anche No, fuori dal quella è frigo. vegetale però, è una panna vegetale, Ah, è quindi vegetale quella. Perché sì, io con l'unica quella. cosa comoda di quella panna lì è che la panna fresca tu la devi comprare quando la devi usare. Adesso che siamo in quarantena. Quella è a lunga conservazione perché è vegetale. Però Ah, non è ecco male, non è perché. male. Ecco perché è lunga conservazione. Infatti mi chiedevo come facesse essa lunga conservazione. Non è male. Stavo guardando un po' di idee qua. Io prendo, raccolgo, poi ho fatto dei corsi. Vedi, queste sono le dispense dei corsi che ho fatto negli anni, nei secoli. E tu Addirittura invece una corsi. ricetta del riciclo? Ma che cosa. Allora, io avevo fatto una volta, ma non ce l'ho qua. Secondo me si può fare anche con la colomba.
Le polpettine le avevo fatte Col con il pandoro, panettone, col panettone. pandoro, Il come si fanno le panettone, polpettine? no? E prendi la mollica, però non mi ricordo più con cosa avevo Cioè tu fai solo una pallina così, senza niente. No, avevo messo dentro l'uovo, mi sembra. Sembri quello là che fa quelle robe così e poi dice seguitemi per altre ricette, mai visto? Bellissima, Quello bellissima. che so, apre il tonno e mette la scatola di tonno aperta e poi dice seguitemi per altre ricette. Ecco, le tue palline di pandoro, di No, panettone. allora la mousse, bisogna metterla nel, cos'è che, aspetta, cos'è che ha scritto Con le bucce di Daniela? E poi panna. si inforna, non ho capito bene, o si mangia così, la mousse al cioccolato? No, no, la mousse è così, si mette in frigo che si inforna. La mousse non si inforna, si mette in frigo per 3 o No, 4 magari parlava ore delle mie polpette. e dopo si mangia. La mousse non si inforna. Fammi vedere qua se trovo qualcosa con... No, comunque io sai cosa faccio, ti dico proprio la verità, verità. Io quando mi avanza qualcosa, scrivo su Google panettone avanzato, ricette panettone Infatti avanzato. sto vedendo questo, ricetta avanzi colomba. Ecco, brava. Tiramisù con gli avanzi di colomba. Che buono! Leggi, leggi. Aspetta, Buono. allora, tiramisù con gli avanzi di colomba di Pasqua. Mi sembra la stessa cosa, identica, solo che invece dei savoiardi si utilizzano la colomba avanzata, bagnata nel caffè, uguale. Il tiramisù è uguaglio. Fammi Quindi vedere qua. le polpette 5 col ricette per panettone le avevo fatte. utilizzare la colomba avanzata. Col gelato, e va Non ci siamo bene. preparate proprio, Una specie cioè. di zuccotto. E vabbè, ma noi siamo così un Ma po'. chi se ne frega? So che le Uno bucce di patate zuccotto, si un pochino possono di gelato. riciclare. Si può fare un semifreddo con la glassa al cioccolato. Quindi con La la villa panna, dice che le bisogna uova. riciclare le bucce di patata. Si E come si riciclano le bucce di friggono. patate? Sono buone, sì. E a chi avanza la colomba? Perché voi avete mangiato le patate? Ecco Ah, beh, sì, le le patate, palline, sì. le palline, le palline, i Vai, vai. tantissimi. Devi prendere la colomba avanzata, la metti in un mixer riducendone una farina grossolana, trasferitela in un'insalatiera, aggiungete mascarpone e cacao amaro. Amalgamate col cucchiaio di legno finché il composto diventa malleabile, potete aggiungere un bicchierino di rum. Prendete un cucchiaino di composto, passatelo fra le mani fino a creare delle palline che terrete da parte. Terminate la preparazione dei tartufini, tuffateli in una vaschetta dove avete precedentemente messo della farina di cocco o della granella di mandorle. Mettete nei pirottini in frigo per un paio d'ore. Ecco, quindi con Buono. mascarpone e cacao amaro in polvere. Buono, Che io si così. potrebbe ricavare dall'uovo grattugiato. Sì, esatto. Io così faccio le palline di Col ricotta. panettone. Ah. No, con la ricotta, il cacao e il cocco. Buonissime, semplicissime. Sempre della ricotta del cacao amaro e poi dipende se ti piacciono amare, se no con lo zucchero, miele, cipolla, sciroppo d'agave, quello che vuoi. Le dosi uno se le deve un po' cucire addosso a seconda del gusto e poi dopo le passo nella farina di cocco. Buonissime. Ho vinto anche una gara una volta con questa cosa qua. Nelle mie vite Allora, avevo adesso fatto vi una do gara di io. polpette, tutte avevano fatto le polpette salate, avevo fatto queste dolci e ho vinto la gara. Allora, adesso vi dico io invece una ricetta secondo me fighissima che mi aveva dato una mia amica. Hai presente i biscotti, quelli della Digestive? Sì, Che a classici me proprio, piacciono da buonissimi. morire, quelli rossi, quelli Sì, classici. ce li ho Sbricioli buonissimi. i biscotti e li amalgami con un po' di murro ammorbidito. Sì. Metti sulla teglia tutto quello che ti viene fuori, quindi il biscotto sbriciato col burro, e lo metti un po' in frigo. Poi prendi tre rossi con lo zucchero, li lavori, ci aggiungi un po' di farina, la ricotta, il mascarpone e la vanillina. Nient'altro. Oh, una mazzata, però una roba. Cioè, sono 250 grammi di biscotti, un etto di burro, 250 grammi. È tutto facile perché è tutto 250 grammi, eh. 250 grammi di biscotti digesti, 250 di ricotta, 250 di mascarpone. Tre uova, un cucchiaio di farina, 70 grammi di zucchero, una bustina di vanillina. Quindi tu sbricioli i biscotti col burro, poi fai i tre rossi con lo zucchero, li lavori, poi ci unisci la farina, la ricotta, il mascarpone, la vanillina, quindi tutto Vabbè, una assieme. specie di cheesecake. Sì, però fatta con i Una base. digestivi.
Sì, è Sì, fai una simile. base di biscotto e sopra ci metti questi formaggi. Monti a neve i bianchi e metti tutto sulla cosa di prima, sui biscotti di prima, cuoci in forno a 180 gradi per 40 minuti. In forno. Sì. Eh Ah, sì, eh. vedi. E quando è fredda, prendi la marmellata di mirtilli e zacchete. Buono, Hai detto che buono, non ci si può buono. mettere a dieta in quarantena, scusami, eh. A proposito di palline, si possono fare anche con la polenta. Con 200 grammi di polenta in una terrina, incorporando subito 70 grammi di burro e 50 grammi di grana grattugiato, lasci intiepidire, fai delle palline poco più grandi di una noce e le passi nel parmigiano grattugiato. Una roba pazzesca come aperitivo, una bontà. Ridimmela, ridimmela. Polenta, grana e burro. Quando la polenta è ancora morbida, ci butti dentro tutto, poi fai la pallina. Ci metti tanto parmigiano, deve venire bella saporita, bella Beh. ricca. Eh? E poi dopo le Mazzito. passi nel grano. Una bomba. Tutto Un altro dolce che si può fare con i bambini, con che è il carino. dolce, la No, polenta. no, perché prima, quando tu sei andata a prendere il tuo faldone, ho raccontato come si fanno i bignè col Bounty. I bignè? Col Bounty. Vabbè. Sei veramente una porca. Allora, un altro dolce che è una figata. Un giorno vado a casa di questo mio amico e hai presente quelle torte rigide, quelle specie che rompi con le mani, no? E assaggio questa cosa qua e dico: no, ma che buono, ma cos'è che c'è? No, mi fa, cerca di capire gli ingredienti. Allora mi metto lì e dico: allora, riso soffiato, poi c'è cioccolato, e poi dico: poi c'è un altro ingrediente, cos'è? Mi fa la mu. Allora Ok? era il Mars, non era il Bounty. Esatto. No, 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 il Bounty era il bignè, un'altra cosa. Questo invece era il Mars. Tu prendi il Mars, lo metti a bagnomaria e poi prendi Rice Crisps. Is Rice Mamma mia, Crisps. che bontà, vediamo un'altra cosa. Amalgami tutto, lo schiacci bene con le manine, amalgami, schiacci, lo metti in frigo, viene fuori proprio tipo. Te li ricordi come si chiamavano quelle cioccolatine, quelle col delfino, le Galak, quelle col riso soffiato, Ah, quando sì, eravamo biancorì, piccole? cioccorì, biancorì. Brava, biancorì e cioccorì, esatto, praticamente viene la stessa cosa. Ciao Ugo, grazie, piacciono molto i tuoi occhiali. Io ce li ho uguali a lei neri, però adesso ci ho messo le lenti. Aspetta Tiger. che facciamo 5 le gemelle, aspetta, eh. 5 euro. Per la prossima volta facciamo così, Barbara, No, diamoci un se mi tema, parlo così mi adesso. preparo, non faccio figuracce. Va bene? Dov'è andata? È sparita. Ma dov'è andata? Una diretta stretching. Ma che è una diretta stretching? Noi parliamo di cibo, di cose, che diretta stretching? La prossima volta ci prepariamo. Eh sì, dai, un tema, un Vedi? piccolo tema. Vedi che facciamo le gemelline, guarda. Sì, però i tuoi sono seri, i miei sono proprio quelli scrausi. No, ma i miei sono quelli che fa Saturnino, mi ha regalati per i miei 50 Ah, anni. Saturnino. Saturninos. Vabbè, dai, la prossima volta ci diamo un tema. Guarda questo che bello. Guarda come ce l'ho le ricette scritte proprio sui foglietti. Io ho pezzi tagliati dai giornali, guarda, pezzi che mi danno le amiche. Una tazzina di caffè ristretto, un tubo di latte condensato, una tavoletta di cioccolato con le nocciole, una confezione di panna fresca da 250 ml. Ciao Fabio. Amalgamare caffè con il latte condensato, aggiungere la tavoletta di cioccolato finemente sbriciolata, quindi possiamo farlo con le uova, e la panna montata. Mettere in uno stampo e in congelatore e poi servire, prima di servire scongelare per 30 minuti. Una Ma fammi bomba! capire, ma fammi capire. Sì, anch'io ho 41 di piedi come Roby. Ma fammi capire, scusami, ma hai cazziato a Buona. me per la torta di prima? Mi hai cazziato a me per la torta di prima che era mazzuta e te col tubetto di latte No, condensato. vabbè, ma mi è venuta per le mani questa, è Sai buonissima però cosa questa. dobbiamo fare per la prossima volta, Roby? Dobbiamo facciamo due ricette a testa. Bisogna scrivere gli ingredienti su un foglio, così li mettiamo così e Ma la gente quando fa tu la metti foto. così, io li vedo all'incontrario, guarda, ti faccio vedere, vedi che Ma la scrivo. lo so, però lo so, amore, però poi si fa una cosa. Uno fa lo screenshot, poi va dentro un'applicazione qualunque di quelle per lavorare le foto e Vabbè, fa. se no la mettiamo nelle storie, dai.
una ricetta, ma non mi fa lavorare tutto il giorno. Una Sai che sei intelligente, però. Sai che sei intelligente. Metterla nelle storie non è male, però. Hai Eh? visto? Si vede che tu sei castana, io sono bionda, eh? Tu sei bionda dentro. No, io sono bionda fuori, dentro sono intelligente, il contrario, capua. Sto scherzando, amore. Ti piace così? Allora facciamo così e dammi il tema per la prossima volta. Andrea Provvidenza. Andrea Andrea! Provvidenza, ciao Andrea! Ciao, Mr. Loden! Che figo Andrea Provvidenza, non lo vedo da un sacco di tempo. Ciao Andrea! E quindi, dove sei, Andrea? Dove stai? Dove stai? Dove stai? Dove stai? Dove stai, Andrea? Dove stai? Dove stai? A Dove stai Roma? trascorrendo la tua Where quarantena? are you, Andrews? Where are you? Ci ha già abbandonati Andrea, ci ha già salutato. Si è già scassato i maroni. Le Dai, mi più racconti una. intelligenti sono le rosse, se ti Sì, è piace. certo. Certo. Ascolta un attimo, mi racconti una barzelletta napoletana? No, sono negata con le barzellette, proprio Zozza, negata. la voglio zozza, voglio una barzelletta zozza della capo in napoletana. No, è la prossima volta, mi devo preparare. La barzelletta zozza non la so. La prossima volta, barzelletta e ricetta. La storia la scrivi prima, la prepari prima. Orecchini li ho fatti io, sono con le murrine veneziane e Ah, questi li ho fatti durante l'Expo con l'albero dell'Expo. belli, sì, sono i tuoi orecchini con le murrine, super belli. Ormai non li faccio più, vedi, un'altra cosa che io adesso dovrei fare. Perché Barbara fa un sacco di cose, voi non lo sapete, ma Barbara fa un Prima che ne sacco di inizio cose. tante, ma non ne finisco nessuna. Faccelo Aspetta che il mio gatto gratta la porta che vuole entrare e distrugge tutto, aspetta. vedere, faccelo vedere. Vieni qua, fatti La vedere. ricetta della cheesecake. Adesso la salviamo la diretta. Vai lì. Allora, c'è un'applicazione che vi dico che è fighissima, che si chiama Record Screen Recorder. La scaricate e potete registrare tutto quello che vedete. Guarda il mio Quindi, amore. il pezzettino della ricetta. Amore! Ma è un batuffolo, non è un gatto. Sì, morbidissimo, bellissimo. Come si chiama? Perché Si chiama Bowie, come David Bowie. No, c'ha un occhio azzurro, un occhio blu? perché quando l'abbiamo preso l'allevamento ci aveva detto che doveva avere un nome con la B per quelle robe delle annate, dei pedigree, delle cose così. Non ti C'era viene appena chiamato stata Barbara? una bellissima mostra su David Bowie qui a Bologna, al Mambo, e allora ci è venuto Bowie. Guarda che figo come è capitata sta cosa qua. Cos'è? Vedi se No, perché si vede un po' sgranato. Cos'è? Una ricetta per la è. È un farmacia? posto che io. Guarda, faccio vedere questa cosa, si collega a Enzo da Cisternino. Questo è un bar di Cisternino che si chiama Pharmacy, Ah, un bar. dove tu entri dentro e sembra una farmacia, tutto bianco e verde. Allora non so, invece che il Moscow Mule, c'è il Benagov Mule. Non c'è la Carino. Ketirosca, ma c'è la. Aspirinosca. No, c'è con tutti i nomi delle medicine, ma c'è Nicola che è il proprietario che fa dei drink della Madonna e questa è la ricetta che trovi dentro ed è la ricetta delle tigelle. Le tigelle, qua a Bologna tutti fanno le tigelle. Una Farina cosa integrale buonissima. Senatore Cappelli, farina integrale di farro, farina integrale di Camut, sale, olio extravergine di oliva, lievito, acqua e latte ad alta digeribilità. Impasto preparato fresco ogni giorno. È fighissimo. È la ricetta scritta sulla ricetta. Guarda che bella l'idea di scrivere una ricetta Da sulla farma. Infatti ti ho ricetta. detto, ma cos'è una ricetta della farmacia? Molto carina. Vedi che belle idee, che belle idee. Le tigelle non le ho mai fatte. C'è anche la Cri. Ciao Cri, ciao Cri. L'altro drink che piace a me è la tachipirigna. Carino, l'idea è molto, Ciao molto carina. Enzo. Speriamo di I andare a tuoi presto a amici Cisternino, pugliesi. Isabella. Eh sì, mannaggia. Ah, là dovevo stare lì adesso io, a Cisternino, a mangiare le bombette. Dovevo Ecco, stare. brava Pollo, fatti dare dall'Arduina la ricetta delle tigelle, che io non l'ho mai fatta in vita mia. Chi è più Magari. alto tra me e te, chiedono. Quanto sei alta tu? Ha 180. vinto lei. No, io se Io potessi sono. me ne toglierei 10 subito. Anch'io, io ero 1,78, ma forse ero, mi sa che sto incominciando. Ah, sei già in fase Oggi è arrognamento. piena estate.
Enzo, mi hanno mandato ieri una Ciao poliziotta che mi bravissima, segue. ciao Mi ha ciao. mandato un video dal Lido Tavernese, dalla spiaggia. Enzo, questo mio amico collegato, è il proprietario di una spiaggia che si chiama Kiros, che è bellissima, dove vado sempre io con le amache, sembra di essere a Formentera, un posto bellissimo, sempre lì a Torre Canne. Enzo, ma si apre la spiaggia? Ieri ho visto questo servizio. Parliamo un attimo di spiagge e poi ci salutiamo. Ieri ho visto questo servizio al TG5, Enzo, dove facevano vedere Lido Morelli e dove facevano vedere come vanno distanziati adesso gli ombrelloni, no? Sì, A quella me. proposta orrenda del plexiglass, per Ma va, fortuna ma era secondo me quello del cazzata, è stato plexiglass è una stronzata. umiliante. Ma no, ma non la possono fare. Non la Ma possono fare. figurati, ma Non la possono fare. Però ieri facevano vedere invece questo discorso dell'addistanziamento tra un ombrellone e l'altro, ma quello che a me sembra assurdo è che è vero che tu puoi, non sappiamo ancora, è vero che tu puoi mettere gli ombrelloni più separati di quello che stanno adesso, normalmente i lettini stanno a 80 centimetri l'uno dall'altro, ieri invece facevano vedere che distanziando gli ombrelloni i lettini devono stare, mi sembra, a 2 metri l'uno dall'altro, ma è una cacata perché tu arrivi in spiaggia che sono messe così, ma poi quando uno cosa fa? Non si può spostare il lettino, che c'è il carabiniere lì. Che se tu ti vuoi girare il lettino perché il sole si sposta, non puoi girare il lettino. Io boh, farei non un lo so. cannucciato. Io piuttosto farei un cannucciato. Che ne so, cioè, costa meno poi fare un cannucciato che fare delle 5 metri? E vedi, Enzo dice 5 metri. Costa di meno fare un cannucciato che fare le teche in plexiglass. A parte che le teche in Sì, ma plexiglass in ci alcuni muori. posti, per esempio in Sardegna, c'è tanto vento, il cannucciato vola via, la prima maestralata vola via il cannucciato, cioè non è una roba così semplice come può sembrare, cioè. Delle pietre, delle ciò, della Ciao ghiaia. Brice, c'è anche Brice, ci vediamo domani a mezzogiorno con Brice in diretta. Ciao Brice, guarda, look my muscle Brice, look, I'm strong Brice, No, lui I'm è old. francese, non è inglese, è francese perché parla in Brice, inglese. excusez-moi, moi je suis vieux, mais je suis fort. Je Allez. suis vieux, sì. Je suis vieux, ma ancora utile. Domani a mezzogiorno con Brice parliamo di come detossinare il corpo. Io ho preparato una ricetta super, poi c'è Gianluca e poi Brice ci dà gli esercizi. No, ma il Bellissimo. cannuccino passa le gocciole. Sì, ma io il cannuccino dicevo per il distanziamento, non come barriera. Antonino la pianta dei piedi, Roberta. Mamma, ma quanto Boh, con sti feticisti piedi. siete con sta Basta con storia sti dei piedi. piedi? Basta con i piedi. Va bene? Non stiamo parlando di piedi oggi. Basta. Allora, ma lasciare più spazio tra ombrelloni è il gioco è fatto o no? E continuare a portare le mascherine magari impermeabili. Adesso bisogna brevettare una cosa, però non vi dico che cosa perché la vorrei fare io. Ma esistevano già i costumi come tu vuoi brevettare le mascherine, quelle a cui passa attraverso, perché i raggi UV passano attraverso, ma non lo so Non è se. che posso andare via quest'estate con un segno della mascherina qua, dai. Ma almeno in mare si potrà andare senza mascherina a fare il bagno? Io se devo andare con la mascherina non ci vado, te lo dico già. Tu hai visto la storia che ho messo ieri del trichini per l'estate 2020? Sì. Reggiseno, costume e mascherina. Mascherina abbinata. Ma vedrai che le faranno, eh. Se sono cretini le faranno. Questo, allora, quello che dico io è che questo momento deve essere presa come opportunità per fare delle cose nuove. Hai visto Luca Guelfi? Lo conosci Luca? Quelli No. che hanno a Milano, hanno 8 ristoranti, hanno il Petit, hanno l'Oyster Bar, insomma è un amico che ha 8 ristoranti a Milano e lui cosa ha fatto adesso? Si è inventato la Ghost Kitchen, si è inventato, ha rifatto a Milano quello che è nato in America come Ghost Kitchen, cioè lui ha aperto un ristorante suo, c'ha ste dentro questi due chef mega, hanno fatto ieri il servizio all'Italia in diretta, lì all'Italia in diretta, magari che si chiama sulla La Rai, vita in diretta. la vita in diretta. E fanno la Ghost Kitchen, cioè loro hanno, c'è cioè il menù, loro fanno solo cucina italiana, solo cucina italiana. Tu entri, chiami, entri nel sito, guardi il menù, li chiami, loro cucinano e ti portano il cibo a casa, ma a dei prezzi super accessibili, è una figata. Vabbè, ma non mi pare una grande novità. No, ma stai scherzando? C'hanno tutte le cucine aperte, i ristoranti sono aperti, ma senza la gente dentro. Ah, col ristorante aperto. E per forza, le cucine sono aperte, quindi il ristorante è Vabbè, tutti quelli aperto. che fanno delivery, comunque le cucine lavorano, la gente non ci può Ma andare, ma le questi non, cucine è, ma lavorano. questi non sono ristoranti nati per il delivery, capito? È diverso. Cioè, una cosa è un ristorante che è già nato per il delivery e fa delivery. Una cosa sono ristoranti che invece che stare chiusi, siccome loro non possono stare aperti perché non ci può entrare la gente, loro aprono
senza pubblico, però le cucine lavorano e fanno delivery. Eh no, qui tanti ristoranti lo fanno. Ristoranti dove di solito vai a mangiare, adesso si sono organizzati e fanno il delivery. Facevano addirittura i pranzi di Pasqua, potevi ordinare il pranzo di Pasqua, potevi No, ma ordinare. anche qua ce ne sono diversi. Questo qua è strutturato un po' più grosso, diciamo, non è il singolo Sì. ristorante. Qui sono 8 ristoranti che fanno la cucina. Adesso sto Tutti si aspettando stanno un che po' facciano anche le reinventando. ostriche, Tutti perché si ho voglia stanno di un po' ostriche. reinventando. Vedi, anche io faccio la trasmissione che facevo sulla 7, faccio la diretta con Gianluca per cercare di mantenere un po' alta l'attenzione per fare delle cose. Ho riattivato il mio blog di cucina che avevo un po' messo da parte, che è cottografato, www.cottografato.it, dove sto inserendo via via le ricette. Insomma, ci dobbiamo reinventare. Tu pensa Alcuni lavori che, per un bel po' di tempo lo saranno in so, stand-by, è purtroppo. per quello che ti dico che in questo momento uno si deve anche inventare qualcosa di nuovo. Io tu pensa che la settimana del lockdown dovevo fare la mia puntata zero in una radio molto nota. È il mio sogno nel cassetto fare radio, perché comunque sta parlantina da qualche parte la dovrei buttare, quindi o televisione o Esatto. radio. In televisione mi era stato offerto a un certo punto di fare il Grande Fratello, ma eravamo già oltre la settima, ottava edizione non mi andava. E invece la radio è rimasto uno dei miei sogni. E finalmente dovevo iniziare a fare la puntata zero il 10 di marzo. Dovevo fare una prova e poi avrei avuto 3 mesi di prova, una trasmissione, una striscia serale in questa radio famosa italiana. E avrei dovuto fare 3 mesi di prova. E poi, nel caso in cui questi 3 mesi di prova fossero andati bene, da settembre sarei entrata in palinsesto. Vabbè, farai a settembre la prova e andrai in palinsesto a No, ma è per dicembre. dirti che questa cosa che io sto facendo, queste dirette, così, ovviamente certe cose in radio non si possono fare. Questa qua, volendo sì, però, non so, gli allenamenti, il corso di piega, il corso di trucco, certe cose in radio non si fanno Provi al fare. GF VIP, caro Ugo, te lo puoi scordare, non ci penso neanche. Però, comunque, incominciare ad avere un rapporto con gli altri, come stiamo facendo con te, per me è un po' una gavetta, capito? Cioè, lasciare lo spazio agli altri. Io sono una che chiacchiera spesso sopra, me ne rendo conto. A volte interrompo, a volte dico le cose perché ho paura di dimenticarmi di quello che voglio dire. Allora lo dico subito per paura di dimenticarmelo. Però imparare i tempi, cosa che sto facendo adesso con le dirette, imparare i tempi per me può essere un po' una sorta di gavetta per la radio dopo, Senti, ma si possono mettere i filtri in queste dirette? no? Amore, non ci ho Oh! pensato. Guarda, guarda questo che bello. Io non ho mai Aspetta. messo un filtro in vita mia. No. Questo te lo mando se vuoi. Guarda. Oh, guarda che sembro tutta truccata con... Stupendo! Vedi quante cose si imparano? No, questa è stupenda. Dove l'hai preso? Sotto, ma te li posso mandare tutti, eh? Sotto c'è pure Joker qui Allora, sotto. ti dico una cosa. Beh, io c'ho l'Oporeno, c'ho un altro telefono, magari tu ce ne hai altri. Allora, quando c'è il filtro, se tu vedi la diretta di qualcuno, tipo l'Elisabetta Ferracini spesso usa dei filtri carini. Se tu vedi un video, una storia di Elisabetta, guarda sotto il nome e c'è scritto il nome del filtro. Dio, guarda Tu questo che ci clicchi brutto. sopra, se tu ci clicchi sopra, quel filtro là diventa tuo. Ah, ok. Guarda questo. Diventi un... Ah, stai nella serra. No, aspetta, Sei dimmi come si aracnofobica? chiama quella Sei serra. aracnofobica tu? Hai paura di ragni? No. Non ho paura di niente, neanche del diavolo. No, vabbè, stupendi. Ah, beh, questi adesso piano piano imparerò, perché qua... Guarda questo. Sì, ma adesso per esempio, se io voglio prendere questo, come faccio? No, non lo puoi prendere, te lo devo mandare io. Allora, o io ce l'ho fisso su di me in una story, per esempio. Allora, tu clicchi col dito sotto il mio nome, c'è scritto, che ne so, filtro lentiggini, Ah, filtro E. E tu clicchi lì, ti si salva tra i tuoi, ok. ok? Se invece ne vuoi uno che ho io qua sotto, io te lo mando.
E te lo mando via posta privata su Instagram e tu Viva. vedrai proprio come se io ti avessi mandato un messaggino. Mandami qualcosa, mandami qualche filtro carino per le Voi non li prossime vedete foto. perché non siete in diretta. I filtri, Isabella, li vedi quando fai un video o una story in diretta. Devi essere in diretta per avere i filtri. Non li vedi se stai guardando, capito? Sì, solo chi è collegato, cioè in questo momento io e Barbara possiamo aggiungere dei filtri. Quando Guarda Isabella questo. Io chiudo con uscire. questo. Che eleganza! Questo l'ho preso alla 40. Bellissimo. Suga. Tu sei fuori. No, io ho questi qua che ci sono di default sull'iPhone. Questo cos'è? Guarda questo che sei truccata. Fa una specie di arcobaleno. Questo vedi, sono santa. Prima non Enzo, quale filtro vuoi? Guarda voglio quello dei tatuaggi, voglio questo. questo, sì. Questo ce l'ho anch'io. Voglio quello dell'erba dietro lì. In radio non potrei, ma sì, ma in radio però metto la musica, che è la mia passione. Ecco, così. Questo è molto hippie, guarda. Io e te. Come sei chic con la veletta. Questo Cucina, sì, sto da è un Dio. po' come le foto di Galimberti, vedi, che si dividono. Ah. Conosci Maurizio, Sì. Mi devi no? mandare un po' di cose, va bene, Barbarina. Fra poco finisce la diretta, 3 o 4 minuti Quelli che e ti piacciono sono tutti carini. Antonino, usate gli stuzzicadenti dopo aver mangiato e fate quel rumore alla bocca, no? finisce. Ma perché? No. Ma perché Chiedono scelto? qua se usiamo gli stuzzicadenti. Io penso di non aver mai usato lo stuzzicadente in vita mia, credo. No, Per pulire la per quello cucina. a cui servono, no, in cucina sì, in cucina per esempio li uso per togliere l'intestino dai No, gatti, brava. Per io li uso gli stuzzicadenti per pulire qua le giunture pulire in lì, cucina. oppure per esempio domani faccio degli involtini di sogliola particolare così per tenerli insieme, infilo lo stuzzicadente e poi lo tolgo, ma per fare quello per cui sono stati inventati, ma che orrore. No, però, cioè, ti capita una volta che ti rimane proprio, mangi quelle costolette di maiale, quelle robe lì, Sì, però eccetera, a me mi metto una tavola con stuzzicadenti. però piuttosto vado in bagno, cioè, Certo. non lo faccio davanti agli altri. Ti piace Assolutamente. questo, maritezza? Ora sono in cornice. Vabbè, Barbara, che ti devo dire? Dai, mi hai tirato sul morale oggi, oh, con la corona. No, 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 no. Però io non ho la faccia della Ferragni, è troppo grossa la mia, mi si rimpicciolisce. Vabbè, ragazzi, la cosa importante adesso è avere ancora un po' di pazienza. E Sì, ce l'abbiamo per forza. ricordatevi. La testa. Ah, resto a casa. Sì, no, sempre. Tutti a casa. Stiamo a casa. Stasera inizia una nuova serie su Sky. Proviamo a vedere. Si Che chiama cos'è? Diavoli. Diavoli? Diavoli, pare che sia interessante. C'è Patrick Dempsey, è una produzione italiana, ma c'è anche Patrick Dempsey, che è figo, quindi ci sciacquiamo un po' gli occhi. E dai, ci sta. Io non c'ho Sky. E No. l'altra sera mi sono addormentata guardando l'ultima puntata della Casa di Carta dell'ultima della ultima cosa. No, ti L'ultima. sei addormentata. Io amo la Casa di Carta, però finisce a coda di topo. No, non ho ancora vista l'ottava, quindi non mi dire. Finisce. Mi sono svegliata quando c'è lei con la pistola contro il Non dottore. Punto. finisce, non finisce. No, lo Quindi, so che non finisce. Cioè, mi vabbè, che sembra palle quella fine. però, cioè, Ma tu io l'hai vista penso. che io c'ho la tutina della Casa di Carta? Sì, t'ho vista. Vai in giro con la tutina. Tu non sei normale, tesoro, ma lo sai. Ma mo' lo stai scoprendo, che è una novità. Ma poi non puoi capire, l'altro giorno la stavo provando perché dovevo fare questo video e mentre stavo provando la tuta mi suona il campanello. Mi stavano venendo a consegnare una cassa di birre che ho ordinato da un birrificio di una mia Detto, me la amica. lasci sullo zerbino, me la lasci No, sullo sono scesa vestita con la tuta della casa di carta a ritirare la cassa di birra. Quindi ormai tutti ti conoscono. Guarda, ti faccio conoscere anche l'altro gatto prima di andarmene. Vai. Vieni qua. No, scappa. No. È scappato. Non si vuole far Anche perché vedere. sta per finire la diretta, mi Sì. sa. E Allora, ci vediamo. Non mi hai dato il tema per la prossima settimana. Certo, te lo devo dare io il tema a te. Pesce, sì. pesce, pesce. Pesce. Ok, una ricetta di pesce.
Però diciamo già cosa devono comprare, dai, ce l'hai già in mente una, senza dire No, la no, no, ricetta. non lo so. No, dai, quello Allora, che sappiamo. mandami gli ingredienti che da comprare, così io quando metto fuori la locandina metto già gli ingredienti da comprare, perché sennò poi devo andare Vabbè, uno la dopo. può fare anche il giorno dopo. Dai, fammi Sì, però pensare. se tra adesso e venerdì prossimo vanno a fare la spesa, gliele facciamo già Va comprare, bene, no? va bene. Allora ci penso. Io faccio quella con le seppie. Dovete comprare seppie, scamorze e patate. Stop. Ok. Seppie, Io non scamorze e lo so, patate. ci devo pensare. Dai, ci Vabbè, ma penso. tanto le mettiamo poi le ricette, dai, Faccio una pesce. pasta. Ho ricevuto una chiamata da giù. Sta Arrivo. per finire. Ciao Barbarella, ci vediamo Ciao a venerdì. tutti, buona giornata. Pensate a tutto quello che avete e non a quello che non avete. Datemi retta, pensate a tutto quello che...